Neofil Chem Roseto con un piede e mezzo in finale playoff. La squadra di coach Tony Trullo ha ribaltato ogni pronostico andando a vincere le prime due gare a Rieti contro quella additata da tutti come la corazzata dell'intera Serie B. Basti pensare che tra campionato e seconda fase la squadra laziale aveva perso soltanto due volte più una terza contro Iesi nei quarti playoff. Per Roseto invece il successo di martedì ha segnato la nona vittoria consecutiva, come dire squadra in piena fiducia che punta a chiudere i giochi già domani sera con la serie che si è spostata al Palamaggetti palla 2 alle 20:45. Non sarà facile e non può esserlo per la qualità dell'avversario e perché Rieti ora è con le spalle al muro e darà tutto per allungare la serie. Nel caso gara 4 si disputerebbe ancora a Roseto domenica. L'occasione però è ghiotta e se la squadra di Trullo riuscirà a giocare con la stessa feroce determinazione difensiva mostrata nelle prime due partite può mettere di nuovo in grossa difficoltà Rieti. La grinta tuttavia pur fondamentale da sola non basta. Occorre abbinare la capacità già vista in questo playoff di trovare volta per volta un protagonista diverso. In gara 1 è stato Pastore, in gara 2 Ruggero a dimostrazione di un gruppo solido e imprevedibile. A conferire ancora più interesse alla partita il ritorno, seppure parziale e a determinate condizioni, del pubblico sugli spalti del Palamaggetti. La società può mettere a disposizione dei tifosi 500 biglietti come tetto massimo stabilito da decreto ministeriale. Per acquistare il tagliando, in vendita da questa sera alle 19 fino a esaurimento sulla piattaforma Viva Ticket al prezzo unico di 15 euro, occorre possedere e presentare uno dei seguenti documenti: certificato di vaccinazione, certificato di avvenuta guarigione da Covid-19, certificato che attesti l'esito negativo del tampone eseguito nelle 48 ore antecedenti l'orario di inizio della partita. Infine, nell'altra semifinale, Nardò conduce 2-0 sulla Luis Roma.